Ciao a tutti ragazzi, io sono Jeff e benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi sono tornato qua sul secondo canale perché come sempre nuovo secondo me. Oggi però parliamo di una serie TV sul Cavaliere Oscuro. Ma prima di dirvi di quale serie TV, vabbè tanto l'avete già visto dal titolo e dalla copertina, vi voglio far partire la sigla perché questa sigla devo ammettere che mi è piaciuta abbastanza, ovviamente una piccola parte perché sennò parte il mi arriva il copyright, ecco. Ecco ragazzi, oggi parliamo proprio della serie TV The Batman del 2004. Ora, oggi la prima stagione, poi la seconda c'è sempre sopra in video, però non so se la guarderò, ecco, perché c'ho un po' di impegni, poi vorrei iniziare, ecco. C'ho questo progetto di iniziare questa serie TV molto popolare in questo momento che ha abbastanza stagioni, ecco, quindi non lo so, ecco. Allora, parliamo di questa serie TV per oggi. Allora, io questa serie TV non l'avevo mai vista, mi sa che forse da bambino a qualche episodio, tipo due o tre, mi saranno apparsi quando guardavo la televisione, però non me la ricordavo, ecco. Una puntata che mi ha veramente colpito un sacco, che mi ha subito attratto a questa serie, è la prima puntata proprio, in cui viene presentato il villain Joker, che quella puntata mi è veramente piaciuta un sacco perché c'ha molti elementi horror, ad esempio il Joker che fa i jumpscare, ad esempio, oppure cioè il Joker che si vede proprio che è pazzo, ecco, questa cosa mi è molto piaciuta della prima puntata. Poi in generale questa serie mi è piaciuta un sacco, soprattutto perché è ambientata, diciamo, nei primi anni da pipistrello di Bruce Wayne, ecco. Qua è un Batman ancora un po' non tanto esperto, ecco, sbaglia di continuo, poi si vede che è tutto molto tecnologico ed è abbastanza, ecco, non è proprio oscuro questo Batman, ecco, perché sono i suoi primi anni, quindi non ha ancora avuto tutte le esperienze, ecco. Quindi mi è veramente piaciuto che hanno, diciamo, per questa serie hanno usato i primi anni di Batman, ecco, anche se non è proprio anno 1 di Batman, ecco, sarà tipo anno 3 o 4, ecco. Comunque si vede che è un po' in azione, ma non così tanto, ecco, proprio come nel film The Batman del 2022, ecco. Allora, parliamo come primo personaggio del protagonista, ovvero Batman Bruce Wayne, che devo ammettere mi è piaciuto, ecco. L'unica cosa in generale che non mi è piaciuta della serie è a volte lo stile d'animazione, ecco, perché magari, cioè, Bruce Wayne mi sembrava un po' strano con quello stile di animazione un po' tutto squadrato, ecco, non so come dirvelo, ecco, però se avete visto la serie capite, però, cioè, dopo un po' che la guardi ti abitui anche e ti piace. Batman qua mi è piaciuto, soprattutto Bruce Wayne, ecco, perché qua ci sono alcune puntate in cui sono incentrate proprio nella sua vita, ad esempio la puntata in cui dovrebbe iniziare ad uscire con delle ragazze perché da un sacco di anni che ormai non esce più, oppure quando lo intervistano e poi alla fine intervistano il pinguino perché c'è tutto un casino in quella puntata e mi è piaciuto, ecco. Poi anche Alfred, qua un buon personaggio, di solito Alfred non viene mostrato tantissimo qua. È comunque utile come personaggio perché aiuta sempre Batman quando è in pericolo, magari viene ad aiutarlo, oppure nella puntata, ad esempio, sempre in quella del pinguino in cui intervistano Bruce Wayne, poi alla fine intervistano il pinguino. C'è Alfred che sostituisce Bruce Wayne come Batman, veramente bellissimo. Un personaggio che è forse quello che mi è piaciuto di più in questa serie, cioè in questa prima stagione, anche se non so se rivedremo più nella serie TV in generale, è Ethan, che alla fine diventa Clayface. E mi è piaciuto, ecco, perché magari, non lo so, avrei mostrato un po' di più il passato tra Bruce Wayne e Ethan, ecco, perché qua viene detto che andavano al liceo, erano molto amici, poi vabbè, Bruce Wayne è diventato un playboy filantropo, ecco, e Ethan è diventato un agente di polizia, ecco. Mi è piaciuto anche che qua viene affidato non il commissario Gordon, ecco, perché il commissario Gordon è il capo della polizia, ecco. Qua non c'è ancora perché il capo della centrale di polizia di Gotham è un altro, non è ancora Gordon, ma penso che poi lo introduceranno, ecco.
E infatti qua viene affidato Ellen Yin, mi sembra, e Ethan, come ho detto, e non subito Gordon, ecco, perché Gordon è tipo il capo supremo, ecco, non è che il capo supremo gli vanno subito ad affidare un caso, ecco, come Batman. Qua non è ancora Batman un pericolo e tutti i suoi cattivi, ecco. E poi vabbè, i villain mi sono piaciuti, alcuni un po' di più e altri un po' di meno. Ad esempio il Joker qua, ragazzi, mi è piaciuto un sacco, soprattutto lo stile con cui l'hanno fatto, è veramente uno stile unico. Qua è proprio, cioè, è quasi una figura fantastica il Joker. Ecco, cioè, è pazzo in questa serie, si vede che è malato di mente, ecco qua il Joker. Però è bello perché, cioè, è tipo, si vede che è veramente strano, cioè poi con tutti questi capelli all'indietro, questi vestiti appariscenti, creativi, ecco. Cioè, è quasi una creatura il Joker, non è più una persona, ecco. E qua, questa cosa mi è piaciuta. Anche il pinguino qua mi è piaciuto abbastanza. Il Joker e il pinguino sono i cattivi che ritornano di più in questa prima stagione. E sì, il pinguino mi è piaciuto, anche la rivalità che c'è tra il pinguino e Batman, il pinguino e Bruce Wayne, ecco, mi è molto piaciuto perché il pinguino odia Bruce Wayne perché Bruce Wayne è sempre al centro dei riflettori, ecco, lui non, ormai aveva una famiglia ricca, ma ormai sta provando a riconquistare la sua reputazione. Ed è contro Batman perché Batman lo ferma sempre, ecco, nei suoi crimini, ecco. Catwoman mi è piaciuto come personaggio, anche se si vede solo in una puntata e mi dispiace veramente un sacco. Cioè, l'avrei fatta magari ritornare in un'altra puntata, anche se la sua tuta non mi è molto piaciuta, il suo costume, ecco, con queste orecchie grandissime che sembrava quasi un coniglio più che un gatto, ecco, questa cosa un po' strana. Mr. Freeze, questo cattivo, non mi è piaciuto per niente, perché la storia dei fumetti di Mr. Freeze è bella, cioè che lui diventa cattivo perché deve salvare sua moglie e qua viene reso un cattivo a caso che per una va in questa cella frigorifera, in questo coso, questo macchinario e si trasforma in questa roba di ghiaccio, ecco. Non lo so, non mi è piaciuto tanto, però almeno hanno cambiato un po' Mr. Freeze in questa serie e lo rendono, diciamo, cioè Mr. Freeze nei fumetti non è proprio uno con i poteri, è con questa tuta e questa pistola che spara il ghiaccio, ecco, non ha lui i poteri, ecco. Qua invece c'ha proprio lui i poteri, è lui che spara dalle mani il ghiaccio, ecco, questa cosa non lo so, non mi è piaciuto tanto. Poi in questa serie, vabbè, come ho detto, i cattivi principali sono questi: Joker, il pinguino, Catwoman, Mr. Freeze, che sono quelli che conosciamo un po' di più tutti. Ma vengono messi anche, ad esempio, Firefly, che qua è questo milionario con questa armatura. Comunque ci sta come cattivo da una puntata. Oppure Man-Bat, questo qua mi è piaciuto, di questo scienziato che si vuole replicare, diciamo, Batman e diventa Man-Bat, proprio il contrario. Ma al posto di diventare un uomo con la tuta come Bruce Wayne, ecco, diventa proprio un pipistrello lui. Questa cosa mi è piaciuta. Bane, non lo so, cioè, è bello. Fa anche la scena che spezza tipo la schiena a Batman, anche se non gli spezza la schiena, mi sembra, non mi ricordo bene. Però non mi è piaciuto molto il character design, ecco. Che è tutto rosso, ecco, questa cosa non mi è piaciuta tanto. Poi Clue Master, c'è anche questo cattivo in questa serie, che è un cattivo un po' secondario di Batman, però ci sta, ecco, è questo ragazzino che nel passato ha fatto questo concorso dove dovevi indovinare le cose, lui stava andando sempre benissimo, vinceva sempre, poi alla fine ha perso, ecco, e niente. Mi è piaciuto anche che in questa serie viene Joker e Clayface, sì, anche Clayface dopo, parlano proprio che loro sono diventati cattivi, ecco, malvagi, sono impazziti per colpa di una brutta giornata, che nei fumetti è una roba che ritorna anche spesso, anche nel film The Dark Knight, sì, quello con il Joker di Heath Ledger, c'è questo concetto, ecco, che Joker, anche Batman, Clayface, Mr. Freeze, tutti cattivi in questa serie sono diventati cattivi per colpa di una brutta giornata, ecco.
Questo concetto mi è piaciuto, come ho detto. Sono curioso della seconda stagione, anche se ho detto che non so se ho il tempo di vederla, ecco, quindi magari mi fermo alla prima e poi magari in un futuro guarderò anche la seconda. Adesso non lo so, però spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio tantissimo per la visione. Ci vediamo al prossimo, brevissimo video. Ciao ragazzi!